chicchi e più cince che c'ha. Musegra, musegra va, vola per questa città, suona per tutta la gente, perché festival, festival. Mi chiamo Pierpaolo Piccioni, ma molti mi chiamano. A 12 anni con la chitarra sapevo fare due accordi, il Do e il Sol. Il Do e con lo Sol non è che puoi tanto lontano. Ah sì, devo fare qualche saltarelle, devo fare qualche... Quando è bello il primo amore, lo secondo è più bello ancora. Ti puoi spingere a fare da gira tacca e da gira ponta quando è buona la sua cassonda, ma tanto più di queste. Però ho avuto la fortuna poi di andare a scuola con una classe di completamente svitati, uno dei quali, Luca Marcolini, che suonava la chitarra, una volta mi disse, mi avvicinò, sa fa lo fa e lo la minore e se lo fate e ci lascio un giro di do, lo fai lo la minore, lo insegna a me, io ti insegno lo do e lo sol, e vi immaginate col giro di do quante canzoni ci si apriva l'universo. Uno poteva fare Sapore di sale, poteva fare C'era una volta una gatta, se si venuto più rocchettare faceva Bronzatissima, ma un problema è che noi cominciassimo a fare canzoni tipo Mimmi Galietti a Pedegue, un'altra canzone assolutamente, ma vergogno pure a dirla, ma Ula badula ma chitta sangula. Poi la nostra carriera si sarebbe interrotta lì, prima di nascere, se il più serio della nostra classe al liceo, Carlo Travaglini, non fosse venuto a chiapparci su verso Castrovano, dove stavamo a fare una vendemmia, chi se li ricordava il gruppo e Usana. Arriva Carlo e ci obbliga assolutamente a fare le prove quella sera. E da lì comincia tutto. Era il settembre del 1983. In classe avevamo anche un altro personaggio di gran livello, Marco De Vecchis, che era un grande esperto di musica, un grande ascoltatore, un grande fruitore. Aveva tantissimi dischi, migliaia di dischi. Ricordo, seguiva allora, in quei tempi, i Cure, i primi Simple Minds, i Joy Division. Era un grande esperto di musica new wave inglese degli anni Ottanta. Lui suonava la tastiera e ambiva a suonare la tastiera, chiaramente, no? Perché è un ragazzo giovane di quei tempi. Ma noi, siccome lo consideravamo un simpatico, cosa che assolutamente è, lo volevamo buttare davanti, per cui l'abbiamo obbligato a comprare una fisarmonica. Immaginate una che gli piace la musica. Infatti la fisarmonica l'è comprata, mo comprarlo a Sanà comunque c'è ancora tempo. Poi abbiamo avuto tante esperienze in seguito, non sto a fare corta perché vi racconto solo una delle più belle, che è stata quella della nostra partecipazione alla serata finale del Festival di Napoli, che andò perfino su Rete 4 a quei tempi. Lì ne successe una del nostro batterista Nicola Fleiani. Nicola vide da lontano nel nostro, una vicina del nostro albergo, la cantante da lontano questa cantante Elisa sembrava e non sembrava. Quando capimmo che era lei, perché c'aveva tanta gente intorno, allora Nicola stava sulla piscina e ci guarda a noi che stavamo fuori a prendere il sole. Oh raga, ma nutene Elisa là, andai ma saluta? Tutti noi lo guardiamo. Piscina, arriva su. Buongiorno, tu sei Elisa? Sì, gli dice lei. Piacere, io sono Nick. Gira e se ne fa tutta la piscina.
arriva sotto a noi, noi già voi potete immaginare con che occhi lo stavamo guardando. Appoggia al bordo della piscina ed emette la sentenza. E nuces. Sempre al Festival di Napoli ne capita un'altra fortissima. Incontriamo Mario Merola, che era un ospite del festival, e dopo qualche insistenza lo riusciamo a convincere a farsi una foto insieme a noi. Allora Mario Merola fa: e vabbè, facciamo la foto qui in Erchia. Il nostro corista tenore Peppe Salustri, che era un po' preoccupato, e vedevo c'era una faccia tutta preoccupata. Insomma, come vado a mettere la mano nella tasca interna della giacca per tirare fuori la macchina fotografica, ecco che esce da quattro angoli quattro energumeni vestiti di nero. Peppe Salustri con una faccia bianca come Nucinge si gira verso di me e mi fa con l'angolo della bocca: poi ci stiamo attenti a qua, che se no ci arretreremo su una tavola di marmo tutto quanto. Ed era vero, perché avevamo dei fisici grandissimi. E l'ultima persona di cui voglio parlare, perché due stasera non ci sono, è invece una persona a cui noi dobbiamo la nostra riesumazione dopo 10 anni di inattività. Nel 1996 il professor Giovanni Travaglini, che è il patron di questo festival, ci chiamò per partecipare appunto al festival. E noi gli dicemmo: Travaglini, sicuro? Sì, ci sentite mai? E lui fa: sì, vabbè, però sapete, avevamo un nome che a lui poteva sembrare un po' troppo ardito. Allora ci fece la proposta di cambiare il nome e di metterlo al contrario. Presentate un po' al Festival della Canzone Ascolana come Saigren. E infatti l'anno dopo calammo la maschera e utilizzammo quello che è sempre stato il nostro nome, fin dal settembre 1983, quando stavamo facendo la vendemmia, che è lo stesso nome con cui ci presentiamo stasera, Inerchias. Io fa culazio, guarda l'utente sulla scienza. E se la giornata è bella, telefona la sorella, la scuola. Se la mattina ieri parte, se ne va non cosa marche, e se già tu la benzina, ora va. Io la marina, la media è una cerpa che mucica la pancia, se vince a un lotte la gente te s'allancia, allarga una finestra ma se qualcuno te dà un sguardo, come te ci affaccia, te sta aspettando i guardie. E se uno è fatto li soldi, sta in mezzo alla trocca. E se uno te una bella moglie, è chiacchierata. La miglia che se molla, e s'attacca e ne e la vita te va storta, la miglia te se nulla, se ce coglie va paura. E c'è in città correva via verso l'avventura, tanto si sa, parcheggerà, innanza la prefettura, il permesso non ha, ma che cosa gli fa, lui non ha paura, se lo senti parlare tutto quello che fa è fuori misura. Oh,
più te scanse da lui già lip e più te ne trovo che lui già lip non mi muto può resistere ma dopo un colpo dice vanno a fare in culo brutte già l'info e se ne c'è già tenda c'è del biende pazze che tutto mi fermi c'è del Luca cacazze ogni fiume una cadete o fanno per loro ma tante che la se una cosa che non già l'info I wanna jiggle it the jiggle it the jiggle it the jiggle I wanna jiggle it the jiggle it the jiggle it I wanna jiggle it the jiggle it the jiggle it I wanna jiggle it the jiggle it the jiggle it Ma tu guarda che c'è tale regina e il mondo vuole la vittoria tu distretto dove stai ancora mare figlia e c'è un'università che fa pena che almeno ci si va che fa scena e l'ultimo mondo dove stai c'è seguina con la discarica se me la scula e se buona la sta tranquilla che nessuna te la nega se me la scula solidarietà ma se già per sogni e figlie te sta piega dove l'ascolano esplica la sua funzione di ascolanità. Ve lo siete mai chiesto? Non è tanto dentro la famiglia, dove comunque era l'amore fa da cuscinetto tante volte. Però, signore e signori, l'Alcino e Lillo del Duca, io ne so sentite certe. E con Inerchias noi abbiamo fatto una raccolta, una piccola raccolta, di tutte le frasi più incredibili dette dall'ascolano all'interno del Cinellillo del Duca. Alcune sono state ascoltate, moltissime sono state ascoltate in curva, ma ci sono anche altri settori che la dicono ben lunga, ad esempio i distinti laterali che sono fantastici. E questa lista non è completa e non si può dire nemmeno finita, perché ogni tanto arriva qualche nuovo
notizia, anche ultimamente ne è entrata una in classifica, che viene messa in classifica perché magari è migliore, più bella, la consideriamo più da far ridere. Per cui questa nostra lista che mi sono portato dietro è in continuo divenire. Questo è l'aggiornamento 2015. Questa è stata fatta con il criterio della classifica dei dischi, quindi della hit parade. Partiremo dalla decima per arrivare alla prima. Io ve lo dico fin da subito, chi va verso l'alto più la maledizione è forte, più la maledizione è pregna, più quello che succede al malcapitato che viene maledetto, diciamo, è dannoso. E voi vi chiederete, ma chi è che è maledetto? Il giocatore della squadra avversaria? Quasi mai. Un giocatore della squadra tua che gioca male? Qualche volta è potuto succedere. Ma voi lo sapete chi è? È l'uomo che una volta era vestito di nero, l'arbitro. Per cui la maggior parte, se non la quasi totalità di queste frasi è rivolta all'arbitro, che come tutti voi sapete ad Ascoli si chiama arbitro con la L di Livorno. Decimo posto. Arbitro, domani mattina quando ti fanno un nome da padre non ci può essere trovare la coccia. E se già me ne mo cuci al decimo. Questa è una new entry, due campionati fa. Un garbato signore alla mia sinistra. Arbitro, può essere venuto il termometro di febbre. Bellissima la prossima frase, che è partorita da una mente fertile che abbiamo qui ad Ascoli, che tutti voi conoscerete, moltissimi qui in questo teatro lo conoscono perché è un personaggio di grandissimo rilievo della cultura ascolana. Tale Zbro. Beh, Zbro all'arbitro indovina che gli disse, che solo pensarla ti fa pensare che tipo di cabarettista che sia. Arbitro, tu puzza cascando, culo sopra la damigiana spagliata. Ho cercato la spiegazione e secondo me, sebbene la paglia faccia più male, ma se non c'è sta, la damigiana entra quasi tutta. Al settimo, bellissima, bellissima, un arbitro che fischiava continuamente, spezzettava il gioco. Arbitro fischia a mezza fiamma di mogita che c'è sta traffico! Io vi dico, noi che le abbiamo raccolte, io che ve le sto raccontando, ci sentiamo un'inezia nei confronti comunque di chi le ha dette. Perché quelli sono i veri artisti e l'applauso è a loro che viene rivolto. Al sesto posto, episodio visto in prima persona. 1986, l'Italia usciva dai mondiali del Messico con Pisciatone di Galli nella partita Italia-Francia. Galli era il portiere della nazionale, ma era anche il portiere del Milan. Arriva il Milan ad Ascoli, era una delle prime partite del campionato, non so se la prima, addirittura la prima o la seconda. Escono tutti da sotto col tifo che ha palla, perché vi immaginate Ascoli-Milan. Galli esce per ultimo. E si comincia a fare le fotografie fuori dal passaggio con un fotografo che stava lì e gli continuava a fare foto. Ci siamo dati la spiegazione che quel fotografo fosse della Panini, che stava facendo le foto per le figurine. Però insomma, memori anche dell'onta patita dall'Italia ai mondiali del Messico, all'ennesima fotografia che si stava facendo Galli, un omino il silenzio generale che si era creato. Se pozza servì per lo fernit, cess! Non male, non male. Al quinto posto, una classica, direi pulita, tranquilla, diretta sul arbitro. Domani mattina te pozza risvegliare San Pietro! Come potete notare, tutte quante si augurano la dipartita del malcapitato. Al quarto posto, bellissima, quando ancora gli arbitri vestivano di nero, così i portieri vestivano di nero, e uno da lontano all'arbitro dice: arbitro, c'è se pozza vesti moglie da danire!
Allora, per chi non lo sapesse, magari ci sono dei giovani, si portava il lutto. Al terzo, e siamo già nei dischi caldi, come diceva Guardabassi, attenzione, terzo posto, che ci potrà stare. Sta quella volta, e questa mi è stata riferita invece da mio fratello, in cui una signora ai distinti continuava a inveire, a dire ce l'ha tutti con noi, perché la scuola dice ce l'ha tutti con noi, ce l'ha tutti con noi, tutti con l'Ascoli ce l'avete. All'ennesima cavolata che diceva, evidentemente non era così esperta di calcio, che credo richiedesse un rigore con uno che era stato falciato evidentemente fuori dell'area, uno da sopra, visto che sta signora era piuttosto querula anche e soprattutto nell'elopio e nello stridulo tono di voce, da lontano, sta signora affianca al marito, da sopra, da 15 metri dietro, e mio fratello si trova in mezzo, quindi ha assistito a tutta la cosa, e gli fa: oh signor, ma perché non sta sitte non andava a lavare piatte? Comodino. Che sta se gira e nel volgere di un secondo e mezzo almeno i stringer qua insieme a marito ma guardare la partita, molti da dove sta invece? Ci sente certo che l'accetta taglia? Al secondo posto, Ascoli Varese, primo nel campionato di Serie B, poi sarebbe stato promosso e sarebbe andato per la prima volta in Serie A. Il Varese era secondo nel campionato di Serie B, a un punto dall'Ascoli. Allora le vittorie valevano 2 punti e non 3 come adesso. Arrivava il Varese ad Ascoli. Se per caso avesse vinto il Varese, ci sarebbe passato sopra. Vinceva l'Ascoli e ci metteva una bella pezza, perché poi mancava poco alla fine del campionato. Pareggiavamo, la cosa rimaneva così, noi avevamo sempre sto Varese dietro. Arbitro con la L, Menicucci di Firenze. Chi lo ricorda era una persona avulsa da ogni tipo di simpatia. Si presenta Menicucci e dal primo minuto comincia a fischiare ogni minimo fallo, ogni minima entrata. La partita non si giocava praticamente, ogni tanto era fi e non si riusciva mai, non riuscirono mai le due squadre ad arrivare a fare un tiro, fecero due parate i portieri delle squadre in tutta la partita, tanto che la partita fu uno squallidissimo 0-0 per chi se lo ricorda. Un anonimo della curva gli disse: arbitro, puozza fa 10 figli a forma di freschit. E allora, per starla a chiudere, ma voi vi chiederete, ma se questa era la seconda, se quella dell'abito della moglie che si deve vestire nera era soltanto quarta, se la bellissima pozza che un termometro di febbre era soltanto nova, ma la prima! Quale sarà la prima, signori? E lo abbiamo deciso fra noi, è un piccolo capolavoro. Un capolavoro di precisione, un capolavoro dritta sull'obiettivo, breve, decisiva, esaustiva. Ascoli Rosetana, quarta serie allo Squarcia. Di un arbitro piuttosto fine a dare mano alla squadra avversaria a scapito dell'Ascoli, un personaggio allora noto, siamo negli anni 60 per cui immagino, però certo Raffiò a quest'arbitro gli disse una cosa, un monumento andrebbe scolpita sul muro di una casa, in personificazione della massima maledizione che si poteva fare. Io vi chiedo un attimo di, siete stati bravissimi finora, ma un attimo di rispettoso silenzio di questo aforisma. Io faccio finta di leggere a maso a memoria.
Arbitro, te se pozza casca la cella! Forza dai picchio, forza con cuore, dai non mollare, fermati insieme a noi. Hey! 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 Ogni domenica vado allo stadio. Magico picchio ha bisogno di me, non ce la faccio a sentire la radio, sento la curva che tutto lo stadio ribomba di cori, dove ti giri e luciana già, l'arbitro fischia, comincia la gara e l'avversario un culo si para da Ascoli, perché siamo e portiamo Ascoli, ci vediamo in Ascoli, è il grande picchio che va e tutti gli altri a guardare e questa curva che canta, ma chi ci fermerà? È questa squadra che va orgoglio della città, perché se è un amore vero. E chi ne botta la scolina ne bozza più caca, e chi ne botta la scolina se bozza sderena. Due muscolini, una birra, un panino, che me lo posta se non stengo pie. Come di tempo di Sor Costantino, tutti a cantare, a parlare col vino della perché siamo l'Ascoli e portiamo l'Ascoli, ci vediamo in l'Ascoli, parcheggiamo in l'Ascoli, passeggiamo in l'Ascoli, la fidanzata in l'Ascoli e chiamiamo l'Ascoli, è grande il video che va e tutti gli altri a parlare e questa curva che canta, ma chi ci fermerà? È questa squadra che va orgoglio della città, perché se il figlio sta in fretta nelle preghe della sua età. È un amore vero, cantiamo tutti in coro, cuore bianco nero, batte sotto il cielo, è un amore vero, cantiamo tutti in coro, nero, cuore bianco nero, batte sotto il cielo. Nicola Fraiani, Luca Marcolini, quello del fa e della minore.
Giuseppe, quello del tavolo di marmo. Carlo Cavallini che ci venne a prendere con la bianchina. Marco De Vecchis che gli piacevano i Cure e non gli comprammo la fisarmonica. Io sono De Paolo Peccioni e tutti mi chiamano Petò. Festival!